È più complesso del previsto l'intervento di restauro e risanamento conservativo dei rostri di Ponte Buriano. Il ponte romanico, ripreso da Leonardo come sfondo per la celebre Gioconda, a rallentare i lavori la presenza di un fico secolare cresciuto proprio all'interno della struttura. Questa spalletta è composta da due muri, il muro interno del sacco e il paramento esterno di rivestimento. La stessa radice che vedi qui c'è tra il muro interno e il paramento esterno, che ha schiantato tutto e allentato tutta la muratura. Se vedi qui, guarda, vedi questa? Questa è un'enorme pietra, questa non è terra, questa è pietra, vedi, è scarpellata, pietra scarpellata. Internamente ci sono queste radici che entrano dentro. Qui vedi, c'è tutte queste radici che entrano dentro. Lì vedi ulteriori radici che entrano dentro. Lungo tutto questo muro c'è questa radice che prosegue e fa le stesse cose. Questa radice praticamente sta correndo lungo tutto il muro, è partita praticamente dalla riva e sta venendo qua. Infatti ne abbiamo trovato le tracce quando abbiamo aperto il rostro e abbiamo scavato, e lì si vede proprio quella famosa radice inizialmente che si vede, l'abbiamo vista anche là. Ora la ricigliamo qui dobbiamo smontare tutto. Guarda che apparato radicale che ha. Questo roccio qui ha allentato queste murature, vedi che elemento lapideo. Poi la stessa corre tra il muro interno e quello esterno. Il ponte, chiuso dallo scorso luglio, riaprirà al traffico leggero il prossimo 16 dicembre.